Eccolo là. Allora, chiudiamo la camera. Eccoci. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Stasera siamo senza cameraman. Siamo in selfie praticamente. We're in selfie mode tonight. Hi guys from the Aceroni, we're here. Allora, stasera. Ciao Luca. Stasera facciamo, come vi avevamo già detto, la provincia di Livorno. E molti di voi sapranno già cosa si fa. Vediamo. Intanto, vai Sean. So as we talked last week, we are here with our imaginary journey. Today we are going to Livorno as we planned. So I hope you guys know what we are going to prepare. We'll see if you can guess. Put down a comment. So we go ahead with Francesca with our video. Ma intanto parliamo di quella che è la città di Livorno, il maggiore porto della Toscana, molto commerciale, anzi adesso è praticamente un porto commerciale, anche se turistico. Praticamente la storia di Livorno gira completamente intorno al porto e infatti già Ferdinando dei Medici fece le leggi livornine, Vashian, scusami. So, mentor, we are talking about the history of Livorno. The history of Livorno is most situated according to the port of Livorno. In the ancient time it was a commercial port, but nowadays it's a No, no, è anche adesso un porto commerciale. commercial and now tourist also. So the times go back to the family of Medici. Sì, Times go back to esatto. the family of Medici. These times the guys make the their regno of the Granducato di Toscana. sì, the Granducato is like the chief person or something in Toscana. They made their markets and everything according to this port. Francesca? Ciao Laura! Allora, vediamo, ritorniamo al punto di partenza. Comunque, Ferdinando dei Medici fece le leggi livornine, dove diceva che qualsivoglia persona poteva, di qualunque razza, poteva entrare a Livorno e lavorare con il commercio, lavorare con il porto, essere un mercante o un pescatore. E da lì, appunto, Livorno è una delle città toscane più ricche di tradizioni, perché appunto ha attinto da tutti i popoli. Okay, so when talking about these days, the Livorno city was according to the port and everything they had. It was a city where most people come to work in the port or maybe in the supermarket, the markets or with the fishermen and everything. And talking about the traditions that they have in Livorno is very, very rich because many different people come from different places, so they bring their traditions into the city of Livorno. So there is many, many different traditions and very rich with the money also, right? Because of the port. Allora, ciao Elisa, è che mi ci vuole veramente un cannocchiale per vedere le scritte sul telefono. Allora, di solito mi suggerisce Maurizio, ma stasera non ce l'abbiamo, Mau. Bene, torniamo a noi. No, Tonight we don't have Maurizio behind us. Allora, tornando alle leggi livornine, una cosa carina, bella di queste leggi era che qualunque persona poteva essere riabilitata al lavoro, anche se aveva commesso dei reati in altre città. Ecco che venivano tutti a Livorno, perché potevano comunque avere un lavoro, a meno che non avessero commesso reati gravi che erano falsa moneta e l'assassinio. Okay, so in the ancient times in Livorno, the rules have been a little bit strict because of the people who is coming from different places and different stuff if they are coming and they have brought into the city. So these days, if, let's say, if you are making fake money in the city, you will be decapitated. Ok, allora, quindi Livorno si sviluppa su queste mille tradizioni. Uno dei piatti più famosi di Livorno è per l'appunto il cacciucco, che noi abbiamo deciso di non fare.
perché molti di voi se lo sarebbero immaginato, e quindi no, niente cacciucco. Però la storia del cacciucco è molto affascinante. Cappuccio. La zuppa di pesce. Cappuccio? No, cacciucco. Cacciucco, ok. Vai. Because how I see it in the internet and everything, I saw it as cappuccio, so I learned something now, it's cappuccio. Huh? Cacciucco. Cacciucco, sorry. So, no, we are not making that dish. Maybe you guys thought that we are going to make that dish, but not that, because of there are many, many different traditions and everything coming to the city. We are making something different. If you guys can guess, another try, give. Allora, il cacciucco, la leggenda narra che un pescatore è uscito in porto, è stato colto da una tempesta e è morto. I figli di questo pescatore sono andati in giro per tutta la città di Livorno a chiedere agli amici pescatori del padre di regalargli un pesce, e ognuno di loro ha dato il pesce che aveva. La mamma, raccogliendo le erbe nell'orto e i pomodori, ha fatto il cacciucco. Ok, so Francesca told us the story of cacciucco. È la leggenda. Okay, it's a legend that's coming from the city. So there was a fisherman who went to the sea to catch some fish, and according to something happened in the sea, this guy has been dead in the sea, and the sons of this fisherman has been going around the city of Livorno searching for the friends of his father and asking if they have something to give, because their father went to the sea to bring them fish, but when their father is not home, they have to look for something else for it. So going on this journey, the fishermen gave them each and every fish they have in their baskets, in their marketplaces. And the mom who was in the garden making her garden with the herbs and the vegetables that she have in the garden, she at last put all these fish together with the tomato and made a type of a soup. Oh, e invece, diciamo, la storia più accreditata è che prenda il nome, questa zuppa di pesce famosissima prende il nome dalla parola kucuk, che è una parola turca che vuol dire piccolo. Infatti il cacciucco, quello vero, la ricetta originale, che è la 455 dell'Artusi, è quella, diciamo, codificata come ricetta originale, contiene 13 tipi di pesce. Ora realmente si fanno con 7-8 tipi di pesce diverso. Si fa prima un brodetto di pesce, dopo mi fermo, vero? Okay. Dopo si fa rosolare l'altro pesce in una salsa di pomodoro, salvia e aglio, e poi si mette tutto insieme. Infatti, diciamo adesso, attualmente, quando si dice hai fatto un cacciucco, è comunque una mescolanza. Ok, so the story that is a little bit reliable is the word cacciucco came from the word from Turkey, which is a kucuk, which means a small portion. So a small piece. Small piece. In the old days, in the original recipe, there has been 13 different types of fish inside this recipe, but these days it has come down to 7 to 8. You know, in the old days everything was good and at the maximum capacity. Nowadays we make it short and very fast to make it a little quick for us day-to-day life. So first of all, we make a little bit a stock from normal, like carote. No. Sì, un brodetto con carote, sedano, cipolla e le lische dei pesci, o comunque i pesci quelli detti da zuppa, lo sgorfano, la gallinella. So, as telling, we make a fish stock with the carrot, celery and onion and the bones of the fish, and later we take the fillets of the fish and we give it a little bit fry in the pan with sage and a little bit of garlic. Sì. And then later we put the stock and the fried fish together and we let it cook for a couple of hours, and we put tomato. Yeah. Also. Tomato paste. Non è quello passato, quello no. Concentrato? Io uso il concentrato. Ok. Francesca used the concentration of the tomato, because actually if you use the concentration it gives a good taste, good color and everything. Esatto. But you can use
or the normal tomato sauce or the concentration which you like. Also red tomato in the summer season. The small tomatoes, right? No. The big tomatoes. Okay, yeah. The big tomatoes, okay. With its juicy. Esatto. E il cacciucco, addirittura ci fu anche una diatriba con la Buitoni, che ebbe la fantastica idea di fare una zuppa congelata con la scritta cacciucco alla livornese, e il sindaco ha veramente perso la testa e fece una querela alla Buitoni. Infatti adesso si chiama solo cacciucco, non alla livornese. Va bene. Ok, andiamo avanti. Quindi stasera cuciniamo le triglie alla livornese. So tonight we are going to make the red mullet fish from Livornese. So we go ahead with Francesca and see how we can prepare this dish. Oh, le triglie, a parte, hanno un unico difetto, perché sono buonissime, hanno tante lische, veramente tante. E queste sono state pescate stamani mattina a Livorno. E sono freschissime. La triglia deve essere fresca per mantenere compatta la carne, che è molto delicata e tenera. Vai. So talking about this fish is a very very good fish, but with a little one defect. It has so much bones inside this fish, so it's a little bit risky when you eat. But talking about this fish was catch this morning from Livorno, so it's very very fresh. Always the red mullet has to be very fresh for your cook, because the meat is very tender, and when it gets all the taste and the stuffs get different, and you will not get the exact result that you are expecting. And talking about this fish, Francesca, go ahead. Allora, questo pesce viene anche chiamato boccaccia di mare, perché in realtà andrebbe pulito senza togliere le interiora, ma togliendo solamente il fegato dalla parte della bocca, e quindi poi si allarga e diventa una boccaccia. Lo vuoi dire? Sì. Vai. So this fish is in Italian they call it a thing called boccaccia, which means a type of a little bit big mouth, because this fish goes clean without cleaning the interiors. It normally cleans the lungs that they have inside the mouth, so the mouth is free to open very bigly. Esatto. E le triglie ci sono di due tipi: quelle di scoglio, che sono le più buone, le più saporite, e quelle di sabbia, che sono comunque buone, dipende semplicemente da dove sono state pescate. Bene, come si fanno le triglie alla livornese? Un piatto facilissimo, si prepara veramente in 10 minuti. Accendi l'olio e Laura che cosa dice? Era meglio il cacciucco, ma ce ne faremo una ragione. Bella boccaccia, ciao Sandro! La prossima settimana no Luca, la prossima settimana no Luca, la prossima settimana tortello, ma di Grosseto. Allora, perché siamo al mare e già che siamo sulla costa, scendiamo giù fino a Grosseto. Allora, olio, un bel po' d'olio, aspettate che ora sposto la telecamera. Ci sono? Mi vedi? Ci vediamo? Forse sì. Vai Sian, okay. Grande. Allora, non permetteremo mai più che Maurizio ci abbandoni nel momento del bisogno. Allora, olio abbastanza, ma comunque extravergine di oliva. Prendiamo le triglie, le infariniamo leggermente. So talking about the red mullet, there are two types of red mullet that we can have, one from the scary and one from the sand, which is both very good in taste. So now we are going to make the recipe. So first of all, we put a little bit of virgin olive oil in the pan and make it a better good heat. And then we take the fish and make it a flour softly, not very tough. Not, we don't make a paste or something, just the flour. We coat it what they have on the skin, and we put in the pan to fry. Not much, not a deep fry. Allora, si vede che la triglia è cotta quando tirando la pinna dorsale si stacca. Quello è l'indicatore della triglia cotta, ma fa veramente velocissima. Ok, so the way to indicate that the fish red mullet has been cooked properly is that their back fin will remove easily when they are cooked properly. Ah,
Allora, prendiamo... No, mi servirebbe una conchiglia. Che l'ho vista qua. Allora. Una triglia. Si vedono? No. Ora ve le faccio vedere. Hanno un profumo. The smell that we have here in the kitchen is magnificent. Infatti, esattamente come la scorsa settimana, che non avevamo cenato prima per mangiare la trippa e l'anfredotto, anche stasera non abbiamo cenato prima. Just like last week we haven't had our dinner, we are waiting for this great fish dish to taste. Allora, vediamo, eh. So now... Vedi, inizia a... Okay, guarda. I hope you guys can see. Guarda, zacche. You see the back fin is removed very easily, not much hours of cooking, very fast. 30 seconds, 30 seconds, one side sì. is enough. Now allora, abbiamo preparato prima la padella. Ma non licenzieremo Shehan, tranquilli. Gli vogliamo bene lo stesso. Abbiamo preparato il pomodoro perché ovviamente il pomodoro deve essere cotto. We have prepared the tomato. We had put some rosemary, some garlic, and olive oil, and just the tomato sauce. That's facciamo, all, and a little bit of salt. Facciamo soffriggere l'aglio a fettine. We give a cold fry for the rosemary and garlic. Ora semplicemente accendiamo il pomodoro. Lo facciamo sobbollire. Destra, sinistra, intanto friggo le ultime due triglie perché non vorremmo mai lasciarle al caso. Ecco qua. E le triglie alla livornese sono buone, fatte e mangiate. E sono spettacolari, fatte, raffreddate e riscaldate. Perché... La carne che è molto tenera si rilassa e accoglie meglio il suddetto di pomodoro. Vai. So this dish is much better we cook it a little bit earlier and leave it to cool down a little bit because when the meat is a bit relaxed they took it, take inside all the tomato sauce and get a good taste inside the fish and when we are ready to eat we reheat again and then it's perfect. Allora, ci sarebbe anche la versione leggera, la versione light delle triglie alla livornese, ma a noi le versioni light non ci sono mai garbate. So there's a light version of cooking this way, a very fast and easy way, but the fast way is not good because no, even... Not fast, light. Light, easy way. No, senza dai. Friggerle sono più leggere. Ah, ok, so easy way. Oh, it's ok. Easy way is ok. Sono, se no, cioè, non si può fare una triglia non fritta, non è una triglia alla livornese. Tutto quello che è alla livornese è col pomodoro. Quindi c'è il pollo alla livornese, le triglie alla livornese, il baccalà alla livornese e sono tutti immersi dentro al pomodoro. La triglia, vai, the most dish, many dishes in Livorno you will be finding it with the tomato sauce. When you talk about the dish of chicken from Livorno, you have tomato sauce in there. When you talk about cod fish dish from Livorno, you have tomato sauce there. And as you can see, the red mullet also we have tomato sauce in there. Because in Livorno, tomato sauce is a must. Allora, si narra, torno di qua, si narra che la storia del piatto, la storia delle triglie alla livornese in realtà sia stata poi cambiata negli anni, ma comunque era questo pesce fatto nell'olio e poi ripassato nel pomodoro, abbia delle origini ebraiche. Infatti la gente, gli ebrei erano gente di intelletto e praticamente quando arrivarono nella città di Livorno che furono accolti a braccia aperte, loro per ringraziare i paesani fecero questa grande padellata di questo pesce e da lì i livornesi si sono appropriati del piatto anche se in realtà non è proprio suo.
So in the original recipe, the fish has been fried separately and has been passed through the tomato sauce, but this has not given a good taste. And when these people who have created the original recipe came to Livorno, they found out that they are having so many fishes and so many different cooking ways. They thanked the people of Livorno city because they changed the recipe a little bit and gave them a good taste with cooking the fish inside the tomato sauce and giving a good taste. Allora, adesso vi faccio vedere il risultato finale delle briglie. Poi vi vorrei anche fare vedere come si mangiano le briglie, che le briglie si mangiano con le mani. Si mettono nel piatto e poi una mano sulla testa, una mano sulla coda e ci si attacca con i denti, insieme a una fetta di pane toscano. No, non tostato, perché non è una zuppa che ha bisogno di un pane tostato. E si fa la scarpetta e il problema è che con una triglia ci vuole mezzo chilo di pane. So, like, just like last week with this tasty dish, we will be showing you how we can have it. We eat it with our hands, one on the head, one on the tail, and we have it in the mouth and eat it. The thing with the red mullet fish is the sauce. When you have to eat this sauce, you are going to have need a half loaf of bread because the sauce is very good and you will not stop eating your bread. I consider that the best bread that you can have for this dish is Tuscany bread because it's not salted and very good. Esatto, non salato, pane toscano non salato, questo l'abbiamo fatto noi. Guarda Cori, guarda il pane. Viene bene anche a me, non come a te, però viene bene anche a me. The Tuscany bread is not salted because I learned the story from Francesca one day. In the old times, there has been a fight for the salt that they have in Tuscany. So they have not put their precious salt into the pastry stuff and the bread. They have left it to make the prosciutto and all these meat in the old days to get the good taste in the meat and have left their bread unsalted. I learned the story from Francesca. Esatto, esatto. Praticamente, per farla breve, in Toscana c'è stata la guerra del sale. E cos'è successo? Che abbiamo deciso nell'entroterra soprattutto non arrivava più il sale, quindi quel poco che c'era dovevamo scegliere se utilizzarlo per il pane o utilizzarlo per i salumi, quindi abbiamo scelto di conservare la carne e ne andiamo fieri. Infatti abbiamo, cioè, se uno mangia il pane salato con il prosciutto toscano, la notte sogna il deserto, è immangiabile proprio. Il nostro pane è fatto per i nostri piatti, tra cui le triglie alla livornese. Se vi piacciono un po' più piccanti, potete mettere un pochino di peperoncino, ma io preferisco una grattugiata di pepe messa nel piatto a servire. Ok, if you guys like to have this red mullet sauce, the fish a little bit spicy, you can add a little bit of pepper from the chili pepper. But the best way to have it on your plate, we put a little bit of grinding of some fresh pepper, and that's the best way to have this dish. Ecco qua, pane, scarpetta, triglie, buona serata. A piece of bread, triglia, and it's a wonderful night for you guys and for us. Soprattutto for us. For us. Ci vediamo venerdì prossimo. Parleremo della provincia di Grosseto. Poi speriamo di rivedere i nostri orari per i video, perché vuol dire che ci faranno riaprire e ce lo auguriamo tanto. E niente, ci vediamo venerdì prossimo. Ciao a tutti. See you guys next Friday. We hope in the after week we will be the next week we will be talking about Grosseto, and after that we will be telling you our hours might change because we have got the news that the restaurants and everything is going to be open from the 26th of April. So we'll see, and we like to have this good news in the action, and to see you guys everyone here in the Aceroni. Bye bye. Have a nice weekend. Ciao a tutti. Bye. Good night.